Ho recentemente fatto un video sulla pornodipendenza, andando ad integrare uno fatto parecchi anni fa, penso fosse uno dei primissimi video, ormai ne ho fatti più di 500, era uno dei primissimi video appunto, dove cercavo di approfondire, iniziare un po' a trattare il tema della pornodipendenza. Ne ho fatto uscire uno qualche giorno fa e sono arrivate poi tutta una serie di mail in cui mi viene chiesto un approfondimento, mi viene chiesto di specificare meglio alcuni concetti. Allora, facendo un po' un sunto di quanto mi avete scritto, innanzitutto è bene e bene nuovamente specificare che la pornodipendenza è una new addiction, cioè una forma di dipendenza comportamentale, ok? E che questa cosa evidentemente non era così chiara, non è la dipendenza da sesso, è un'altra cosa la dipendenza da sesso, e non è una forma di compensazione di una carenza di attività sessuale. Questa è una cosa fondamentale da capire. Cioè, la pornodipendenza è una dipendenza, cioè non è che viene sviluppata come tentativo di andare ad appagare la propria dipendenza da attività sessuale, ad esempio. Perché? Perché porta con sé temi e argomenti diversi. Cioè, la dipendenza da attività sessuale è una dipendenza legata al fare sesso con l'altro, all'avere un amplesso con l'altro, ad avere un rapporto fisico, un contatto, ok? E quindi potenzialmente a mettersi in situazioni promiscue piuttosto che anche rischiose, perché si cambia spesso il partner proprio in funzione del tentativo di soddisfare i propri bisogni e la propria dipendenza da sesso, ok? La pornodipendenza è un'altra cosa, cioè non è un tentativo di andare a colmare la mancanza di attività sessuale, cioè sono due cose distinte, perché la pornografia rende passivo il fruitore. Infatti la pornodipendenza in questo senso è passiva, cioè la persona che ha una pornodipendenza o che insomma ha questo tipo di difficoltà fruisce passivamente il rapporto, diciamo così, con il sesso, non ha intenzione di andare a praticare ciò che vede con un partner in carne e ossa, ma si eccita nell'idea di osservare, appunto, in maniera passiva, sostituendo quindi la propria fantasia e immaginazione con un qualcosa di precostituito, un po' stereotipato e quindi proposto in una maniera abbastanza piatta, come solitamente avviene con il materiale pornografico, e quindi sostanzialmente rimane lì, cioè ferma in questo, cioè non agisce se non su se stessa, quindi poi c'è un grande aumento di tempo nella masturbazione, eccetera, eccetera. Quindi questo è un primo aspetto importante da disambiguare. Poi mi avete chiesto tanto, però, quali sono le conseguenze, che cosa comporta, cioè ho capito quali sono i sintomi, o meglio, come si fa ad individuare, però quale può essere l'impatto sulla persona. L'impatto sulla persona è devastante, soprattutto perché il tempo che viene dedicato alla masturbazione, che spesso diventa compulsiva, è tantissimo, cioè si parla quando si ha a che fare con la pornodipendenza tra 5-8 ore giornaliere di fruizione di contenuti porno, che poi alcune di queste siano connotate e caratterizzate anche da masturbazione e altre no, è un altro discorso, però l'utilizzo, cioè quindi la visione, la fruizione di materiale pornografico varia tra le 5 e le 8 ore in un pornodipendente. Dall'altro lato ci sono tutta una serie di risvolti emotivi e sociali, nel senso che da un lato c'è il bisogno, l'impulso, il desiderio appunto di fruire di questo tipo di contenuti, dall'altro c'è il bisogno anche ad esempio di masturbarsi, quindi diventa, come dicevo, compulsiva la masturbazione, ma anche tutto un altro lato della stessa medaglia che porta con sé un isolamento sociale, perché se io devo dedicare tutto questo tempo appunto per la fruizione di questo materiale, tendenzialmente lo faccio da solo. Ovviamente tolgo tempo ad altro, quindi la compromissione delle amicizie, delle relazioni sociali, talvolta dell'attività lavorativa, della relazione con il partner. C'è un grande senso di colpa, di vergogna, del sentirsi sbagliato che appunto accompagna la pornodipendenza e una compromissione dell'attività sessuale. Seppur la pornodipendenza non è una compensazione della mancanza e della carenza dell'attività sessuale,
la compromette, nel senso che poi c'è tendenzialmente un calo del desiderio, c'è l'incapacità di variare la propria fantasia, c'è un appiattimento appunto dell'immaginazione che porta quindi poi anche all'eccitazione e spesso all'amplesso quando lo si svolge con un'altra persona e quindi c'è questa sensazione di isolamento, di essere ovattati all'interno di un mondo che nell'istante, nel momento in cui si fruisce il materiale porno, magari ci si masturba, risulta essere piacevole, ma poi risulta essere, appena si è terminata appunto la masturbazione, isolato, solo, triste e devastante perché appunto genera sostanzialmente una condizione di isolamento, scollegamento dalla realtà e dai propri bisogni che non siano appunto esclusivamente di natura sessuale. Quindi, per andare ad integrare appunto questo, quanto detto nel precedente video, cioè, questi sono due aspetti fondamentali. Cioè, da un lato la pornodipendenza non è il tentativo di compensare la carenza di un'attività sessuale ed è molto diversa dalla dipendenza da attività sessuale, ok? Molto, molto diversa, questo l'ho spiegato all'inizio del video. Dall'altro lato le conseguenze, oltre che i sintomi e i segni, no? Quindi come si fa a individuare la pornodipendenza, ci sono dei criteri abbastanza chiari che ho già raccontato, le conseguenze sono queste qui, cioè prima di tutto un grande senso di vergogna, un grande senso di isolamento, un grande senso di essere finito all'interno di un circolo vizioso da cui non si riesce a capire come uscire, poiché la giornata risulta essere devastante in termini proprio anche di senso di colpa, di sentirsi sporchi, di sentirsi sbagliati, eccetera. E talvolta ci sono dei momenti, esattamente come succede con le sostanze, con la dipendenza da sostanze, con la droga, che quindi in questo caso corrispondono alla masturbazione, alleviano questa sofferenza, ma è qualcosa di effimero, qualcosa che poi svanisce nell'istante in cui appunto poi si cessa nella fruizione di questi contenuti o si cessa la masturbazione e si riparte dal gradino più basso. Quindi c'è proprio questo circolo vizioso, questa spirale al ribasso.